Sì. Lions Club Italia, Santa Teresa di Riva, siamo con il presidente Francesco Crinò che fra qualche ora passerà il testimone a un collega che poi ci presenterà lei. Un suo commento dopo un anno di incarico. È stato un anno impegnativo, un anno di grandi corse, di grandi scelte. Un anno che ha lasciato anche dei segni importanti, perché è stato un anno dove si sono anche accavallate tutta una serie di altre cose di diverso genere che si sono tutte, diciamo, sono tutti impegni che si sono messi uno sull'altro, però in ogni caso questo magari ha fatto sì che venisse fuori la capacità di prendere decisioni in poco tempo, di cercare di individuare presto gli obiettivi e di perseguirli, un po' di determinazione. E io ora sono contento di avere fatto la mia parte e cedo con piacere la campana, perché da noi si chiama campana, all'avvocato Carlo Mastroianni, e sono certo che farà cose egregie, cose brillanti nel suo anno, perché ne ha le capacità, perché credo che in questo momento il club sia cresciuto e sia pronto per fare il cambio di livello. Sì, per me è sicuramente un grande onore ricevere la campana, anche questo testimone ideale dall'ingegnere Crinò, che è stato un grande presidente dell'Alliance. L'annata del 2010-2011 è stata sicuramente un'annata eccezionale, densa di eventi, e soprattutto un'annata che ha fatto sì che il club sia entrato nella società del nostro comprensorio in maniera forte, con tante iniziative, con tante prese di posizione che hanno fatto sì che il club venga oggi ben conosciuto e soprattutto riconosciuto per queste sue attività. Non sarà facile sostituire Francesco, e spero di essere all'altezza, di fare bene ugualmente, di fare meglio no, ma di fare bene ugualmente, così come Francesco, ma soprattutto nell'interesse di tutto il club e, se mi consentite, di tutto il territorio. Il Lions Club è un club service, significa che vuole servire, e in questo spirito noi tutti i soci del Lions Club di Santa Teresa Riva tentiamo di servire facendo del nostro meglio il territorio che rappresentiamo, e speriamo anche quest'anno di poter fare delle cose importanti. E una delle prime sicuramente sarà per esempio la costituzione del Leo Club, che è un momento importante per i ragazzi, per i giovani del nostro territorio. Questo sarà sicuramente un biglietto da visita per poter continuare e per poi lasciare il club in mano ad altri, perché questo club cammina con le gambe di tutti, e noi porteremo il testimone per un anno per poi lasciarlo a chi dopo di noi porterà avanti gli stessi ideali, gli stessi principi. Per favore, prendete posto. Signori, benvenuti alla cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Santa Teresa di Riva. Nel contesto della manifestazione si celebrerà la charter del Lions Club Santa Teresa di Riva, avrà luogo la cerimonia di ammissione di nuovi soci e sarà consegnata anche la charter al Leo Club Santa Teresa di Riva. Ascoltiamo in piedi l'inno degli Stati Uniti d'America in onore del presidente internazionale Sidney Scraggs III, l'inno europeo, l'inno italiano, seguiti dagli scopi dell'aionismo. Interpretare
il ruolo di associazione Lions, che non sempre è una cosa che riesce, perché è molto difficile cercare di arrivare direttamente a quelli che sono i valori di questa associazione, che a livello internazionale riesce in modo importante ad esprimere su tutto il territorio mondiale. L'elevazione e il rafforzamento di questa associazione? Lo prometto. Promettete infine di contribuire con il meglio di voi stessi alla realizzazione dei programmi e delle finalità del club, del distretto e dell'IOS International? Lo prometto. Ascoltiamo in piedi il codice dell'etica lionistica. I miei complimenti al signor organizzatore, al presidente in particolare e ai suoi collaboratori per l'organizzazione di questa serata piuttosto complessa come mole di lavoro e come numero di persone. Tanta diversa sta dimostrando l'eliminazione che fa a Tosi un attore italiano e una sua capacità di aver assimilato, dimostrando di aver assimilato, avere l'essenza dell'ufficio quella di sentire. Noi abbiamo questo dovere, questo il nostro motto si applica a tutta la nostra vita. Leo Siciliani mi dicevo che è quello di donare 10, un'aula di informatica completa di 10 postazioni di computer alla biblioteca di Scaletta Zanclea. Giorno 2 siete tutti quanti invitati a partecipare. Ne sono certo. E se è vero che quest'anno è stato il 7º, il tuo anno non può che essere l'8º. Non c'è altro. Auguro a te, neo presidente, di fare tanto e bene. Personalmente continuerò a dare la mia disponibilità e sono sicuro che insieme a tutto il club farai certamente grandi cose. Grazie. Presidente del Consiglio dei Governatori, autorità e officer leonistici tutti, stasera è per me un grande onore ricevere il passaggio della campana del Lions Club di Santa Teresa di Riva e riceverla dall'amico ingegnere Francesco Crinò, che ha brillantemente condotto il nostro club durante questo anno sociale che stasera si conclude. Il passaggio della campana è di fatto un passaggio di testimoni in questa staffetta nella quale tutti i soci del club siamo coinvolti, quali ideali di edofori per condurre la fiaccola del club che abbiamo acceso in una memorabile serata tenuta al Parco Quasimodo il 10 luglio del 2004, ovvero 7 anni or sono. Da allora tante cose si sono evolute. Il nostro club è cresciuto tantissimo, non solo per numero, ma anche per la qualità dei soci che nel tempo si sono aggiunti ai fondatori. Oggi il club di Santa Teresa di Riva può vantare un eccezionale capitale umano che cercheremo anche con il mio apporto di valorizzare ulteriormente. Non posso qui stasera non ringraziare pubblicamente quanti mi hanno preceduto quali presidenti tedofori: Peppe Di Tommaso, Mario Marino, Francesco Romeo, Agostino La Torre, Andrea Donzì, Santino Moschella e appunto Francesco Grinoli. Maratoneti infaticabili che hanno dato slancio e lustro al nostro club, dando quelle gambe indispensabili alle quali faceva riferimento il compianto Giovanni Falcone con la sua celebre frase: gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. E gli ideali leonistici hanno sempre bisogno di donne e uomini che li rendano concreti e diano loro gambe. Consentitemi inoltre di ricordare e quindi anche di ringraziare insieme a tutti i past president anche tutti i soci che negli anni hanno fatto parte dei vari direttivi, coadiuvando i presidenti con la loro preziosa opera materiale ed intellettuale, che ritengo di dover adempiere. Altrettanto doveroso è quello di ricordare che i soci, quei soci che purtroppo stasera non possono essere qui con noi. Il club è anche opera loro e stasera appunto li ricordiamo, certi che anche quest'anno, da dove si trovano, saranno ancora accanto a noi con il loro spirito. Ricordo il dottor Savo, il dottor Giovanni Mastroeni, mio zio, cofondatore del club,
il professore Michele Sciandri. Ringrazio tutte le autorità leonistiche che ci sono state accanto, dal governatore Scamporrino, al governatore eletto Nuccio Di Pietro, al segretario distrettuale Francesco Freni, che ringrazio per la sua sempre attenta disponibilità, il past governatore ingegnere professore Fulci, il nostro past presidente del Consiglio dei Governatori, che ringrazio anche per la sua presenza stasera, ma anche per le attenzioni che ha costantemente dimostrato a questo club. Ancora ringrazio particolarmente il governatore del Leo Club, avvocato Amata, sia per la sua presenza stasera sia per la collaborazione che ci ha assicurato nella costituzione del Leo Club di Santa Teresa del Riva, insieme alla nostra amica Graziella Tomarco, la cui opera è stata insostituibile. Devo a questo punto spendere qualche parola per i programmi futuri. Ognuno di noi ha apportato sempre un qualche valore aggiunto. Io cercherò di apportare al club uno spirito di internazionalizzazione. Lavorerò su gemellaggi e collaborazioni con altri Lions Club, sia italiani che stranieri. Certo che ciò potrà significare un'ulteriore crescita del nostro club e rafforzare i legami dei gemellaggi già attuati, come quello dei club dello Strezzo, attività che sarà seguita, come già accennava nell'intervento che mi ha preceduto dell'ingegnere Grinò, la nostra socia Agostina La Torre, che per la sua capacità di intessere rapporti e di assicurare non solo professionalità ma anche spirito e anima, sicuramente al meglio potrà seguire questo aspetto al quale noi siamo particolarmente attenti. Altro punto fondamentale sarà favorire in ogni modo la crescita del Leo Club. In questo accolgo subito, senza remore, l'invito che poco fa formulava Graziella Tomarchio. Comprendendo l'enorme valore che il Leo Club può avere per i giovani del nostro territorio, specie in un momento di crisi come quello che stanno vivendo le forme di associazionismo e di aggregazione, ad iniziare dalla politica, penso che il Leo Club sarà un grande servizio che renderemo ai giovani, alle famiglie e al futuro del nostro territorio, e sarà il nostro fiore all'occhiello. Ringrazio in tal senso l'avvocato Rosario Trimarchi, che più di tutti noi si è speso per accelerare la creazione di un Leo Club, brillantemente coadiuvato, oltre che dal presidente Grinò, anche dall'attivissimo Andrea Dunzi. Con la collaborazione di tutto il direttivo, ma anche dei dirigenti scolastici e di quanti vorranno coadiuvarci, speriamo di arrivare alla costituzione anche di un club alfa, che sarebbe l'ideale conclusione di questo percorso. Chiudo con un annuncio. Io sono tornato stamattina da Tallinn, che è la capitale dell'Estonia, dove sono riuscito a ottenere che il 25 e il 26 settembre si tenga in Sicilia il forum europeo sulla dislessia. È un tema che quest'anno i Lions hanno affrontato in maniera importante. Tra l'altro ci sono stati vari convegni sulla dislessia e c'è stato un service importante condotto molto bene, e ritengo che in questo senso potremo fare sicuramente un forum importante dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista divulgativo. E mi auguro che i Lions, in ogni loro articolazione, potranno essere sicuramente fra i protagonisti di questo forum. Grazie a tutti, ci auguriamo da soli buon lavoro, perché mi rendo conto che sarà un anno duro. Il presidente Grinò mi ha adeguatamente già avvertito su quelli che sono gli oneri che questo compito comporta, e spero di poterlo affrontare al meglio, non sfigurando rispetto ai miei predecessori. Grazie a tutti voi e grazie per la partecipazione, e ancora un abbraccio a tutti e auguriamoci tutti buon lavoro insieme. La 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 la
cantare, se l'ha bevuto tutto e non gli ha fatto male, un altro remo bene non gli farà male. Dai, dai, signori, dai, nuovo presidente, io non voglio mi ha fatto male, se lo sapete, va bene. È bucato, ragazzi. Vogliamo vedere la goccia, attenzione, attenzione, il cane, la goccia, la goccia, forse io glielo farei bene, io chiamerei.